Ciao ragazzi, Cesc Caribellavi. Allora, primo tempo Bari Modena 1-1, Bari ingenuità sul rigore, però una squadra molto con un tasso tecnico molto basso in Modena e se non prevaliamo su questi siamo messi male. Bene gli 11 in campo di Longo, bene Olivieri che è giocatore della Serie A, Novakovic gran gol. È arrivata la maglia home del Bari, maglia home, prima maglia. Inquadriamo la maglia, facciamo vedere. Allora, lo sponsor, primo sponsor Casillo. Poi c'è Goop, che è una startup, credo, che si occupi, non mi ricordo da che. La particolarità è che c'è questa texture, fai vedere bene la texture, avvicina. Texture, questa texture che riprende un mosaico di un quadro storico-religioso che sta in una basilica, in una chiesa a Bari, che non so se sia San Nicola o altra basilica. Inquadriamo. Questa texture fa la bellezza di questa maglia. Ora, scusatemi se mi sbaglio, che non mi ricordo il quadro, dove sta, però, insomma, è la bellezza di questa maglia, questa texture. Da notare anche Errea, perché il Bari quest'anno ha cambiato sponsor tecnico, l'anno scorso era K, quest'anno è Errea. Caratteristica di Real che è un'azienda italiana del Veneto che fa abbigliamento sportivo da molti anni e utilizza solo materiali italiani, quindi è una bella partnership. Dietro c'è SSC Bari, Società Sportiva Calcio Bari, ed è una maglia col collo a V, a differenza dell'anno scorso, mi sa. Questo è il simbolo del Bari, galletto. Adesso lo andiamo a indossare. Andiamo a indossare la maglia. Siamo pronti per il secondo tempo. Guardate, la bella maglia. A me piaceva più quella maglia dell'anno scorso, sono più legato perché c'era quella freccia bellissima come freccia del sud, che il Bari l'ha chiamata freccia del sud. Però quest'anno la bellezza è questa texture. Speriamo che porti bene. Sta per iniziare il secondo tempo, che noi siamo 2.30, 2.40, quant'è? 2.20. 2.20, sta per iniziare il secondo tempo. Che ha fatto qualche cambio a Longo, non si sa. Questa è la maglia home, ragazzi, è insomma bellissima, è bellissima, guardate, bellissima, quest'anno è bellissima, pure quest'anno è bellissima, la maglia è bellissima, e insomma speriamo che faccia la storia, perché io me le compro e poi se uno fa la storia con questa maglia, se la tiene e si ricorda nel 2024 io ho la maglia, capito? E uno ci spera tutti gli anni. Tutto qua ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo a fine secondo tempo, ci sono i bravi.